Ciao a tutti, smanettoni del web, qui è sempre Zoster che vi parla ed eccoci qui con il quarto episodio di Darksiders 2. Quarto, sì, quarto, dovrebbe essere il quarto. Siamo qui con il passo arso, ok, carichiamo questo salvataggio. L'avventura fino ad ora. Ma è di Morty nuovo. era partito No, per cercare basta. Padre Corvo, ma quello che trovò era qualcosa di più, un segreto ormai dimenticato, la Sempre lo via stesso per un altro mondo. video. Mannaggia. Sempre ciò fai ogni volta. Ok, anche qua è cambiata la visuale. Andiamo subito a continuare il gameplay. Eravamo arrivati qui al calderone. Qua trema tutto, tutto distrutto. Questo qui si picchia con la gente. Penso che dobbiamo aiutarlo. Abbiamo iniziato già bene questa puntata. Oh, mi stanno facendo male. Scusate un attimo, ma mi sembra un po' alto il volume di gioco. Eh sì, direi di sì, che un bel. Non so perché era al massimo. Ok, le voci le lasciamo che si sentano. Ok, ci siamo. Sto continuando a far colpire, ma chi se ne frega. Fatto male, Ne è rimasto uno. Bam! Ciao ciao! Che figo, sotto c'è la lava. eh? Allora è vero, un cavaliere nel nostro regno. Già. Un altro. Tu sei il Nephilim, quello che chiamano Morte. Come sei arrivato fin qui? Ho sbagliato strada. Pare che sia bloccato qui con quel che resta di voi. Se cerchi il calderone, sappi che la corruzione l'ha conquistato molto tempo fa. Ah, Sento bene. ancora il fuoco che arde nelle viscere della terra. Correrò il rischio. Tu chi sei? Tu sei diverso dagli altri. Innanzitutto, non sei un gran bel vedere. Potrei dire lo stesso di te. In città mi chiamano cucciolo o moccioso, ma io preferisco il mio nome. Carne. Beh, Vada direi. per cucciolo. Come vuoi, a me non importa. Fuoco della montagna. Ma Dimmi, se sei diretto là dentro, ti spiacerebbe fare una cosa per me? Oh, In uffa. effetti sì, quello che faccio non è abbastanza. Forse sì, ma a me sembra che tu stia facendo abbastanza per te e che i vantaggi per noi non siano che un effetto secondario. Beh, se non è di troppo disturbo, io ho lasciato un vecchio piatto di metallo là dentro, con al centro l'immagine di due martelli incisi. Non è un granché a vedersi, ma l'ho fatto io. È stata l'ultima cosa che ho forgiato. Un piatto. Vuoi che ti porti un piatto? Sì! Beh, ha un valore sentimentale. Se lo trovi, farò in modo di ricompensarti. Perché non riaccendi il fuoco? Sono venuto per questo. Pensavo che per così dire avrei fatto saltare il tappo, che sarei stato un eroe. Ma il calderone è bloccato e il fuoco ha distrutto la via per raggiungerlo. Oh, Lo bene. sembri abbastanza capace. Forse riuscirai a trovare una via. Aspetterò qui e sorveglierò l'ingresso. E andiamo a trovare la via del calderone. Ah, ok, fantastico. Questo tizio mi sta già simpatico. Sì, diciamo forziere, direi di andare a prenderlo. Comunque, in questa puntata diciamo che volevo dare un po' le mie impressioni su questo gioco. Sì, po potresti dire, boh, l'ho già iniziato da un po', sono alla quarta puntata, però comunque volevo giocarlo prima di dire qualcosa. Diciamo che sono impressioni un po' a freddo. E secondo me, come gioco single player, è un gioco ben riuscito. Anche perché io ero abituato a giocare a dei giochi single player, almeno quelli vecchi, no? Gli ultimi che sono usciti, dove c'era una buona storia, il personaggio era caratterizzato e non si puntava molto sul gameplay, no? Cioè, si puntava anche su quello, nel senso era bello anche il gameplay di conseguenza.
E quindi, ok, non c'è un filmato. E quindi penso che questo gioco sia per tre quarti riuscito bene, nel senso che secondo me la storia è caratterizzata abbastanza bene, almeno a me piace abbastanza, parla delle divinità, comunque è abbastanza diversa da God of War, diciamo. E il personaggio sappiamo chi è, cosa fa, qual è il suo scopo e anche il Certe alza suo... collera. Anche il suo passato lo sappiamo perché comunque ci è stato mostrato un video a inizio gioco e quindi penso che collera. sia ben caratterizzato e quindi che sia bella almeno il personaggio e la storia. Per il gameplay, vabbè, diciamo, infatti ho detto che è per tre quarti riuscito bene perché appunto il gameplay sì, è un RPG d'azione, diciamo, fatto abbastanza bene, però non è che sia tanto innovativo e tanto diverso da molti altri giochi. Quindi diciamo che secondo me la componentistica di Serve storia è... altra collera. Ma non posso usare più l'abilità? Ok. La componentistica della storia dei personaggi mi piace abbastanza, diciamo. Io non ho più vita. Scusate un attimo, devo vedere assolutamente... Ma io non ho più oggetti per curarmi, niente, sono nella cacca. Fantastico. No, ragazzi, sono morto, non posso morire così. Mannaggia. Ok, siamo qui. Adesso mi ha dato tutta la vita. Comunque devo schivare abbastanza gli attacchi, se no mi tolgono. Ok, eccoci qui. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo gioco. Io vi ho dato la mia. Secondo me, boh, c'è da dare un voto abbastanza positivo a questo gioco. Perché boh, come single player, secondo me, vale abbastanza la pena di giocarlo, soprattutto se vi piace questo genere. Raccogli. Per spostarne altri. Ok, come lo uso? Non so come usare. Ah. No, ho fatto una cavolata. Ok, per distruggere quelli dovrebbe servire. Palle. Questi cosi di roccia. Che poi hanno tanta vita e basta. Oh, questo è un messaggio, grazie, grazie. Grazie Matteo per avermi mandato un messaggio. Ah, ok, posso anche mirare, fantastico. Ok, ha funzionato. Ora però andiamo a prendere... Ah, ma anche a visuale libera così, senza questo oggetto, posso mirare. Andiamo a sbloccare questo forziere, se ce lo sblocca. Ok. Bellissima questa. Fantastico, ragazzi, sono contento. Ho trovato della roba abbastanza buona. Equipaggiamola subito. Le falci selvagge. E beh, dai, per il livello 2. Wow, sono fantastiche, ragazzi, sono proprio contento. Oh, livello aumentato, livello 3. Dovreste sia a livello 3. Vediamo. Aumentiamo subito un'abilità, va? Questo qui del necromante era interessante come cosa. Così così mi aumento questo. E poi dopo aumenteremo tutti i colpi fisici. Vediamo, vediamo. Tanto mettiamolo. Per assegnare l'abilità. Ok, con giù.
Scorciatoia, mettiamo questo. Basta con questi messaggi che mi arrivano. Anche questo fa parte dei live. Oppa. Ma se io la provo subito, perché mi piace. Wow, fantastico. Ma quanto durano? È fantastico. Ok, niente. Spappolato. Ok, questa è una specie di labirinto, diciamo così. Per arrivare fino a lì ci arrivo. Ok, ho fatto una cavolata. Ah, fantastico. Cioè, mi toglie solo un po' di... Ah, ma qua c'è la via. Ma perché non le guardo ste cose? Cosa fa? Oh, ragazzi, si era buggato. Fantastico. Com'era? Oh, questa roba mi serve. Non sapevo che si potevano distruggere le casse. Ok, così è per saltare di là. Non mi ricordavo già più, scusate. Andiamo avanti. E lì c'è qualcosa che mi servirà molto. Sì, sì. Come faccio ad arrivarci? Mannaggia, mannaggia, oh, tutto questo giro mi devo fare. Caspita. Soldi, soldi. I miei soldi. Allora, per arrivare... Ok, incominciamo a salire qua sopra. Che sembrerebbe che... No. Ah, ma fino a lì non ci arrivo, scusa. Ragazzi, io lo sapevo che già incominciavo a... fantastico, che ho capito. Incomincerò comunque a impazzire per risolvere questi enigmi. Hop, hop. Tranquillo lui, eh. Da qui dove posso andare? Non lo so. Non ho la più pallida idea. Però se faccio così. Ok, ci siamo, ci siamo. Anche di qua. Ok. Sembra che ce l'abbiamo fatta, eh. Oh. Ah, ok. Prendiamo questo nostro... Cosa brutta che è questo coso. Bam! Ah, ok, serve per aprire quello. Cioè, tutto questo casino. Da qui non posso tornarci velocemente lì, vero? Oh, sì. Ah, ecco, da qui non potevo arrivare là. Da lì posso arrivare qua. Ho fatto una filastra. Eccoci qua. Cos'è questo posto? Che bello. Questo mi lancia le cose. Ma ti permetti? Aia. Vai, combattete per me, miei prodi. Ah, se li butto nella lava, però dovrebbe funzionare. Attenzione, schiva. Aiaia, questa mi ha fatto malissimo. Fantastica sta cosa. Quella combo non riuscivo mai a farla, l'avevo vista... Non so se vi ricordate lì contro Tain. Ok, basta fargli tante combo consecutive. Ok, ah, mi manca ancora uno. Giù nella lava. Yeah, musica di vittoria proprio. Oh, guardate dov'è il corvo. Polvere. Il corpo polvere. Andiamo avanti. Intanto quanto tempo è che sto registrando?
Ah no, no, c'è ancora tempo per andare un pochettino avanti, vedere cos'altro ci aspetta. Mappa del sotterraneo. Eh beh, questo è utile. Allora, dov'è che si trova? Mi ha detto. Ah, ok, posso vedere tutto. Di là c'è un forziere, quindi andiamo subito a prenderlo. Di là c'è un altro forziere che non ho preso. Ah, dovrei andare giù di qua. Beh, intanto andiamo a prendere il forziere, dai. E giù di qua. Che cavolo è? Questo è un boss. Ho paura di questa cosa. Secondo me mi fa male. Oh! Sì, l'ho già shottato, fantastico. No, ancora vivo. Questa cosa è enorme. Ma mi stanno aiutando a distruggerla. Sì. Cerchiamone ancora, questi simpaticoni. Non mi piace per niente. Aiaia. Mi sono dato troppo presto. L'attacco è assurdo. Mi è arrivato tantissimo. No, ragazzi, qua ci muoio. Oh cavolo. Prendiamo un diversivo, perché se no qua. E uno l'abbiamo fatto fuori. Ora rimane lui! Oh, schivato all'ultimo, ragazzi. Oh! Un colpo e muoio. Un colpo e muoio. Sì, muori! Madonna! Me la sono veramente, veramente vista brutta. Prendiamo questo dannato forziere. Comunque, se sono... Che cosa è? Ah, la chiave è quella per... Ah, fantastico. Beh, ragazzi, dopo questo scontro epico, che devo dire che comunque alcuni scontri sono abbastanza coinvolgenti, e dopo aver preso la chiave che ci porterà ad aprire questa porta, sì, perché si è anche illuminata di verde, direi che l'episodio finisce qui e ci vediamo la prossima settimana con l'episodio 5. Ciao ciao a tutti!